sembra tutto come l'altra volta, ma... Sì, doveva mica venire... Lo spazzino. Quello delle pulizie, doveva venire quello a pulire, ma... Per me se... Cioè, se quello sono le pulizie... Io... E se... Che? Oh, hai le ginocchia, le mie ginocchia! Scusi, ma... Scusi, ma... No, prendiamo! Questo è fuori scena! Luma! A me sembra tutto come l'altra volta. In teoria doveva venire mica lo spazzino. Spazzino. Se queste pulire. Aia! Ah, oh, le mie ginocchia! Sto scopando? Sì, al contrario però, la scopa sotto sopra. Cosa? Ma manda un cieco a pulire, scusi. Manda un cieco a pulire. Ma ho capito che lo staff è rende le movie time, però un cieco a pulire è particolare come cosa, Non si è mai visto, no? Particolare però come il nostro ospite di oggi. Particolare come il dottor Fabio Lopresti! Grazie per l'invito. Grazie a lei di aver fatto per essere prestato a questa gag del cieco. Che è molto marcia, come esatto. Molto marcia, molto cringe. Però veramente come l'hanno pulito, perché questi qua sono risultati. Ma io ero cieco in quel momento. Quindi non ho visto che qua era sporco. Ok. Ok. Allora, arriviamo bene in questo tema. Questo bel faccino non l'avete mai visto. Eh no, perché lavora dietro questo. Lavora faccino. Dietro, sì. Beh, in effetti ho fatto un'intervista una volta. Quindi una volta mi hanno visto. Però non è. Hai avuto un ruolo come attore nella nostra serie. Però stava per capitare una volta. Eh sì, è vero, stava per capitare. Doveva fare, ti ricordi, un ruolo che poi andò invece a un'altra persona. Sì. C'era qualche materiale girato, se nel senso io reperisco qualcosa. Regia, avresti voluto vedere qualcosa in sovrimpressione? Ok, no! Commentiamo. commentiamo quello che succede. Che mi ricordo una sequenza che avevamo fatto proprio del. E tu che uscivi che non si riusciva a fare il fatto che devi girarti con lo sguardo dall'altra parte della... Video continuazione che devo, perché non ero abituato, non era il mood in quel momento. Ok. Anche perché fare un personaggio ha bisogno di un mood. Non è che... Dentro. Tac, fatto. Ha bisogno del tempo, di concentrarsi. Sapere anche la storia del personaggio. Sì, non puoi iniziare. Quindi è un bel po' complicato e complesso. Non è che da tutti quanti possono farlo. È vero. Giustamente il nostro dottor Fabio comunque è abituato a lavorare dietro perché è il nostro montatore ufficiale della Nerd Movie Time. Credo che oggi possiamo essere qui proprio per questo, per parlare dei montaggi. Cosa le è piaciuto, cosa non le è piaciuto? Ah, che sorriso mi piace, quel sorriso diabolico. Sentiamo. Un commento a freddo. Devo essere onesto? Sì. Sarò onesto. Non mi è piaciuto la gran parte di cose perché... Ok, io ero indaffarato, Riccardo è indaffarato, quindi avevamo un tempo di salto per colpa del Covid, quindi ok. Però avere tanti montatori provvisori, e io ero l'unico ufficiale, mi ha messo un po' in crisi, perché non sapevo cosa devo fare. Ok, avevo sempre delle comunicazioni, però non è tanto semplice girare, cioè editare con altri quattro persone che non so la loro esperienza, non so cosa fanno. Io vabbè, Riccardo lo conosco, quindi mi può aiutare nell'editing perché so che cosa gli piace, cosa non gli piace, come li monta, l'esperienza, tutto quanto. Ma gli altri no, perché comunque una persona che si rende collaborativa, che sa fare le cose fatte bene, bisogna conoscersi, è come avere la fidanzata e poi sposarla, no? Il discorso magari di... Ci vedete di tante teste pensanti su un'unica cosa che però non la pensano allo stesso modo. Oppure non la conosci, non conosci tutte le teste, esatto. Quindi non riesci a collaborare. Vero. Purtroppo la trasmissione della sera abbiamo coinvolto ben 4 montatori. Eh sì, forse è un errore grave, comunque coinvolgere altre persone in quanto magari serviti solo per far casino alla fine. Sì. Cosa buona, comunque il prodotto bene o male è uscito. Io da regista, dall'occhio mio, nel senso a me, bene o male, al mio occhio mi è piaciuto, tutto quello che ho visto in generale è quello che volevo, cioè di ricreare quello che avevo in mente, come avevo in mente di amalgamare, intrecciare le storie, ci siamo riusciti. Sì. Quindi bene o male per me è un risultato positivo in generale, però dice bene forse proprio per Fabio, il fatto di coinvolgere tante persone a lavoro sull'unica cosa magari potrebbe essere stato un difetto. Qualcosa invece ti è piaciuto? Le cose che ho fatto io, tipo la sigla, ecco. Che mi ha comunque portato una settimana di lavoro, perché fare frame per frame la porta che si chiude o che si apre, mentre dietro c'è il video senza il green screen. Molti mi chiesero come hai fatto a farla, raccontaci un po'. Ho fatto ogni frame la maschera tagliata, nel senso che dicevo al programma, questa parte qua selezionata
deve essere trasparente. Quindi io lo facevo ogni frame, ogni frame, ogni frame, cercando anche di sincronizzare con l'immagine che avevo. Alcune immagini purtroppo, per esempio la porta che si sta chiudendo mentre lui è spaventato sotto le coperte, che da poco tirava la trombetta. Insomma, è stato più complesso perché avevo un'immagine, un video di 2 secondi, quindi ho dovuto mettere il rallentatore, fare uno smutto, ovvero da 100% che è la velocità normale a 50% la velocità rallentata, avere una sorta di scalata, anzi discesa, perché così non andava direttamente su spezzone, insomma, come si vede che è anche brutto, quindi una cosa un po' più bella da vedere, come una macchina che va giù per la montagna andando più veloce. Sì, che proprio l'effetto della richiusura in quel momento lì, esatto. Finale, è proprio l'effetto di chiudersi il portone. Sì, perché si apre con io e il Kyle che parliamo, quindi David sì. Che fa Kyle che parliamo, e si chiude con io sto le coperte che va a sparire. Perché da quello che ho capito è tu sei stato il attore protagonista. Beh, Federico era protagonista, ma in realtà la serie è stata scritta, conferma anche lui che ha scritto con noi, un discorso di scrivere su 2 coprotagonisti, avere, esatto, sì, Davide, sì, e avere Riccardo. In questo caso quindi avere Kyle e avere Federico che fanno i due, che sono i due, Kyle e Federico sono i due protagonisti. Esatto. Va bene Fabio, grazie di essere venuto. Grazie alla compagnia, grazie all'aiuto del montaggio. Direi che abbiamo oggi pienamente soddisfatto le richieste del pubblico, quindi capire come sono state montate determinate sequenze. Già. Va bene, va bene. Allora, ringraziamo ancora il dottor Fabio della compagnia, dell'aiuto, della disponibilità e di noi oggi. Ci raggiungiamo settimana prossima. Un'altra intervista. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzuoli.